un po' drammatico, credo tu abbia, poi di aver saltato alcune delle partite determinanti, Sì, insomma. c'è grande rammarico. Sì, sul fatto di averle saltate, vabbè, rammarico soprattutto per quella di Terni, perché col Pisa comunque l'espulsione che ho ricevuto è stata abbastanza ingenua e evitabile. Però, vabbè, poi per l'ultima squalifica comunque è venuta per somma di ammonizioni, quindi quella ci può stare. Senti, rammarico maggiore, ecco, un po' per queste ultime partite, per la situazione di presenza determinata dal tuo punto di vista, qual è? Per che cosa, diciamo, c'è rammarico? C'è rammarico per la partita di Terni, per la partita con la Nocerina e per quella col Benevento. Quella di Perché Foligno, penso. sì, ma Foligno è già più lontana, cioè Foligno eravamo ancora una squadra Però più sono punti, immatura, insomma. sì, sono sempre punti. Però anche solo pensare all'ultimo mese, va bene, abbiamo perso quante? 4 in 5 partite. Però di queste 4, vabbè, intanto quella con la Nocerina meritavamo di vincerla. Poi a Terni abbiamo fatto male e a Benevento per 60 minuti abbiamo giocato molto bene e poi dopo abbiamo fatto male l'ultima mezz'ora, quindi c'è grande rammarico. Senti, qual è la cosa più importante che pensi di aver imparato da questa esperienza a Foggia e con Zeman in particolare? Vabbè, tantissime cose, sia sul modo di vivere la professione del calciatore, perché comunque è il mio primo anno da professionista, sia in campo proprio, come atteggiamento di gioco, come movimenti, quindi tantissime cose ho imparato. No, dal futuro non lo so, non ho ancora parlato né col Foggia né col Milan, quindi non so proprio niente. Senti, questa settimana è la più, insomma, dura, no? Per certi aspetti, difficile. Anche se ti state impegnando tantissimo, state lavorando come sempre. Sì, stiamo lavorando tanto. Sì, beh, questa settimana noi prepariamo il derby per cercare di vincerlo, quindi ci impegniamo e lavoriamo per questo. Magari in attesa di avere uno stimolo in più di quel punto di penalizzazione, che almeno per la matematica dovrebbe rimettere. Sì, beh, aspettiamo che arrivi. Prima che arrivi, cioè almeno io non dico nulla, poi se arriva se ne riparla dopo. Mi posso mettere da questa parte? C'è una partita, come dire, ci abbiamo da difendere le posizioni noi, eh? Faccio una domanda io da stupido, dico. E domenica, se uno sente parlare di futuro, cosa fai l'anno prossimo, cosa non fai l'anno prossimo? Ci abbiamo da difendere un sesto posto, mi Sì, sembra. sì. Sì, ma Quindi comunque c'è. è una bella Coppa Italia. Abbiamo da difendere un sesto posto, poi quello che ci serve Non dal lo sesto so. posto è. Cioè, non ci possiamo permettere di pensare già al futuro, di pensare dove Ma no, andare, ma anche cosa solo il fatto che è fare. una partita con una squadra che comunque adesso è nei playoff. Ci abbiamo da difendere una tifoseria che probabilmente contro il Taranto non vuole mandare Il fatto nulla. che è un derby pure. Cioè, sono tutte le motivazioni per cercare di vincere. Ma infatti ci stiamo impegnando questa settimana, anche martedì, mercoledì. Insomma, abbiamo fatto lavori duri e stiamo lavorando. Fatto quel carico un po' della delusione, della rabbia che adesso va trasformata domenica, no? Sì, Adesso non è facile. beh, insomma, dopo la partita di domenica ci sono tutti questi sentimenti un po' negativi, che vabbè, naturalmente vanno messi da parte o comunque trasformati perché poi è sempre così, che il calcio dà sempre la possibilità di rifarsi la domenica dopo, quindi cerchiamo di vincere domenica. Tu non eri in campo all'andata perché eri infortunato sulla No, panchina. ero in tribuna a Taranto. Però che gara ti ricordi dell'andata? No, mi ricordo una gara non bellissima, non abbiamo fatto benissimo, anche se neanche loro hanno fatto granché. Noi abbiamo avuto comunque un'occasione a fine del primo tempo clamorosa, occasioni le abbiamo avute, e i gol che abbiamo subito su disattenzioni, quindi non è che meritassimo la sconfitta, nonostante non avessimo fatto una grande gara. Cioè, sportivamente parlando, da vendicare quella partita e anche battere una squadra che con i suoi risultati vi ha anche tagliato fuori dalla corsa ai playoff. Sì, questo, vabbè, poi non sta a me giudicare cosa succede nelle altre partite, però sicuramente noi cerchiamo di dimostrare che valiamo di più di loro. Va bene, ok.
Arrivederci. Ciao, arrivederci.